Inaugurato all'Istituto Pasolini di Milano, il murale, dedicato alle donne che hanno fatto grande il Novecento, che gli studenti della scuola hanno realizzato per il progetto Orme Ortica Memoria, il primo museo a cielo aperto di Milano che vuole rappresentare la storia del secolo scorso dipingendola sui muri. Il settimo murales che facciamo, dedicato alle donne che hanno fatto grande il Novecento, Orme Ortica Memoria è il primo quartiere museo dove la storia del Novecento sarà raccontata sui muri. Subito dopo questo, il 2 di giugno, inaugureremo un murale dedicato allo sport sul piccolo stadio Scarioni e a seguire entro ottobre ne faremo altri 4. Dobbiamo arrivare a 20, dove tutta la storia del Novecento sarà raccontata sui muri attraverso grandi murales. Il progetto è partito con l'entusiasmo della scuola e del gruppo Ortica Memoria, perché ha incontrato da un lato una comunità che ormai comincia ad avere una storia e gli studenti che sono una generazione che di storia non si rappresentano molto. Allora la cultura di questo luogo, di questo quartiere è diventata una pratica di conoscenza e di comprensione dei ragazzi. Cos'è la cultura di un luogo? Ecco, i ragazzi con questo progetto l'hanno veramente sperimentato. La mia esperienza è nata appunto dal progetto per alternanza scuola-lavoro e diciamo che mi sono subito appassionata perché i personaggi sono personaggi donne e diciamo che è stato emozionante dipingerli sulle pareti della mia scuola e in questo caso io presento Maria Maddalena Rossi, che è stata una antifascista e femminista, ha combattuto un sacco per i diritti delle donne e per questo mi sono appassionata un sacco al suo personaggio. Ci fa molto piacere che nel progetto Orme del quartiere Ortica sia stata coinvolta anche una scuola superiore di Città Metropolitana con questo bel progetto. Il tema che è stato chiesto di trattare i ragazzi è molto bello, il risultato credo che sia di grandissima qualità, è un ulteriore tassello in questo grande progetto che coinvolge un intero quartiere. La scuola è stata attiva, propositiva ed è stato davvero un lavoro che ha coinvolto ragazzi, la scuola e l'istituzione di Città Metropolitana che ha supportato e aiutato a realizzare questo murales. Io devo fare i complimenti ai ragazzi, alla scuola e anche agli artisti che hanno lavorato per produrre questa vera e propria opera d'arte. Bravi!